quel tempo Gesù salito su una barca attraversò un lago e venne nella sua città. Ed ecco gli presentarono un paralitico disteso su un letto. E Gesù, prendendo la loro fede, disse al paralitico: confido, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E alcuni scrivi dicevano tra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, leggendo nei loro pensieri, disse: perché pensate male in voi vostro? È più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati, oppure alzati e cammina. Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, alzati, disse il paralitico, prendi il tuo letto e torna nella tua casa. Ed egli si levò in piedi e andò a casa sua. Allora la folla al vederlo fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Il brano di Vangelo che abbiamo letto in questa domenica merita una particolare attenzione. Come sempre nel rito del testo del Vangelo, ma nel rito si comincia dicendo il pretempo in lingua inglese, tutte le domeniche. Forse è bene precisare una coserella qui. In quel tempo, quando Gesù aveva cominciato a predicare, aveva compiuto miracoli, parecchi miracoli, le folle erano entusiaste, e fin qui tutto va bene. A un certo momento gli portano un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, è difficile vedere la fede, si vedono le opere della fede. Gesù vede la fede di chi ha portato questo paralitico, perché sapeva tutto. L'Evangelista Giovanni nota che lui sapeva che cosa c'è nell'uomo. L'uomo non sa bene perché c'è in lui, Gesù sapeva perché c'è nell'uomo. Il suo sguardo era penetrante, senza essere rigido, penetrante e benevolo. Era. Forse è così. Se però noi lasciamo un momento da parte dell'Evangelista Matteo e andiamo a leggere questo passo nell'Evangelista Marco e in Luca, troviamo un particolare che Matteo riporta. Dice che hanno portato il paralitico, ma non potevano avvicinarsi a Gesù a causa della folla. Allora scoperchiarono la casa. Scoperchiarono la casa perché era presa da quattro soldi. Perché scoperchiare la casa per togliere il tempo, insomma, c'è tempo che la folla se ne vada a fare questa operazione. Le case dei poveri in Palestina erano addossate a una collina, a montagnola di terra, c'era il muro attorno e poi mettevano degli assi sopra oppure un intreccio di foglie e di carne. E nulla di più. Ad esempio, negli scavi che ha fatto Nazareth, la casa di Maria, sul quale ha costruito la basilica, hanno trovato la base, appunto, una specie di grotta davanti, resti di mura, di muri per terra, e di sopra mettevano queste costruzioni. Allora, dice Marco, non è Matteo, integra, cioè Matteo non ha riferito, che scoperchiarono, tolsero
non la sanità del corpo, ma la sanità dell'anima. Di fronte a questa frase, gli scrivi, Marco aggiunge i farisei, dicevano fra sé, chi può rimettere i peccati, San Marco che è più ricco, Marco ripete Pietro, quindi ha direi più vivezza narrativa. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Costui pretende di rimettere i peccati e quindi bestemmia. Notate, gli scrivi e i farisei sapevano giustamente delle cose che oggi sono dimenticate. Sapevano che ci sono i peccati, che sono un'offesa fatta a Dio. Oggi, nella coscienza comune, non ci sono più peccati, ci sono sbagli, ci sono accidenti o incidenti, non ci sono peccati. Non bisogna banalizzare il peccato, vederlo comunque, attaccarsi alle cose piccole, no? Sono conseguenze della condizione umana. Il peccato è sapere e volere qualcosa di male. È una cosa grossa, però c'è e viene fatto. Gli scritti farisei, mi ricordo, sapevano che i peccati ci sono, che sono un'offesa a Dio, e avevano ragione. Hanno l'intenzione di suscitare le nostre energie. Questo paradigma
Dio provocata dal male e dal peccato. E Gesù è venuto per guarire soprattutto in questa terra, la paralisi dello spirito. Come un povero paralitico non può muovere, non può svolgere fondamentali funzioni fisiche, così chi è colpito dal peccato, ma non dal piccolo peccato, dalle banalità che possiamo commettere, che dobbiamo evitare, ma non solo letali, non offendono Dio, sono frutto della nostra piccolezza e debolezza. Il peccato paralizza lo spirito, castra l'intelligenza, oscura la visione della realtà dell'uomo, del mondo, della storia, di se stessi e della nostra esistenza. Abbiamo bisogno che il Signore Gesù passi in mezzo a noi, abbiamo bisogno di accogliere la sua parola, il suo invito, e guarire dalla paralisi dello spirito, cosa che Gesù ha fatto. E la folla dice: glorificò Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Per esattezza dovevano dire che ha dato tale potere a un uomo, non a tutti, agli uomini. L'ha dato agli uomini perché Gesù ha affidato alla sua Chiesa il compito di combattere il peccato con l'insegnamento, con l'esempio, con il sacramento della penitenza. Certo, la folla non poteva immaginare queste cose, ma ha confusamente intuito questa realtà. Chiediamo al Signore che ci ha fatto la vita, che si salvi se era suo volontario dal male fisico, ma soprattutto ci salvi dal male spirituale, dalla paralisi dello spirito. E a questo proposito invochiamo anche la Vergine Maria, la Madonna, che noi salutiamo la Santa Regina come madre di misericordia. Questa Chiesa è la Chiesa della misericordia. Dobbiamo ricordare i titoli, va bene. Chiesa della misericordia, e qui possiamo invocare Maria come madre qui, dovunque, soprattutto qui, possiamo invocare Maria come madre della misericordia. Ho posto nei banchi e attorno una preghiera a Maria, madre della misericordia. Un confratello ha avuto la bella idea di stampare questa immagine e l'abbiamo distribuita. C'è una preghiera, usatela qualche volta, vi servirà a ricordare la misericordia di Dio, quello che Maria ha celebrato nel Magnificat, quello che la sua misericordia di generazione in generazione si stende su quelli che lo credono. Il perdono dei peccati e il rifiuto del peccato da parte nostra, per quanto sia possibile, è la misericordia di Dio, che costruisce in linea retta laddove noi come umanità procediamo in linea sbagliata. Ci aiuti il Signore a comprendere questo e a metterlo in pratica e a cogliere il valore positivo